Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove realizzeremo il secondo tutorial per la ditta Helbiz utilizzando i loro prodotti. Io ho realizzato questa collana con la quale praticamente vi auguro un anno nuovo meglio di questo, un anno che molto probabilmente non sarà tanto tanto differente da questo, ma che ci porterà novità per i vaccini e quindi un pochino più di speranza. Quindi questa collana l'ho chiamata Speranza. Speranza in un futuro migliore. E questa la indosserò stasera. E quindi niente, vi lascio alle immagini del tutorial e vi auguro ancora buona fine e bellissimo inizio. Ciao! Il materiale che ho utilizzato in questo tutorial, questa è la catena, questo è il codice, sono adesso non mi ricordo quanti metri siano. Comunque è veramente tantissima. Poi ho utilizzato questi fogli per stamping. Qua dentro ce ne sono 10 pezzi. Io ne ho utilizzato uno, sono confezionati singolarmente, quindi non si rovineranno mai. Ho utilizzato questo stampino. Nel video ve lo faccio vedere meglio, di stelline. Questo è il codice. E poi ho utilizzato questi elementi in legno non tinto, 100 pezzi, si mette a fuoco, ok, confezionati non bene, benissimo, nel senso che non riuscivo nemmeno a trovare il lembo dello scotch per tirare via il secondo sacchetto, incredibile, ci ho messo 10 minuti per capirlo. E quindi niente, con questo materiale cominciamo il tutorial. Allora, ho preso il mio pezzettino di fimo, il mio foglio di acetato con tutti quelli che sono i disegnini. Ha un nome, effettivamente, questo foglio per gli stamping, mi sembra che si chiami. Comunque c'è il codice in descrizione, così almeno potrete andare a sceglierlo se lo volete. Scelgo quello che è il disegno che preferisco, lo vado a mettere su quello che è il mio pezzettino di fimo, lo posiziono nella maniera in cui credo sia idonea appunto il disegno, premo leggermente in modo da far aderire bene quello che è l'acetato. Dopodiché prendo i miei pigmenti, io ho scelto appunto questi due pigmenti metallici, uno è un oro e uno è un verde. Prendo un pennello, semplicissimo, però potrete farlo anche con i cosini del trucco degli ombretti. Ovviamente questo lavoro si può fare anche con gli acrilici. Prendo un pochino di pigmento e vado a picchiettare, strofinare, quello che volete, insomma, quello che credete che sia meglio per la riuscita del lavoro. Quindi vado a picchiettare. Avevo la luce proprio a destra, quindi mi facevo ombra da sola. Questo lavoro può essere appunto eseguito anche con quelli che sono gli acrilici. Sulla pasta polimerica non cotta, in modo tale che il colore si prenda bene su quella che è la pasta cruda e nel momento in cui viene cotta diventa indelebile su quella che è la pasta.
quindi io scelgo che per me va bene così, tiro via quello che è il foglio di acetato e ottengo questo risultato. Il mio è un po' bombato, quindi molto probabilmente un po' sfumato. Se invece lo mettete su della pasta piatta, automaticamente avrete un effetto più preciso. Poi vi faccio vedere che prendendo una salviettina umidificata, io ho preso questa della Coop perché il supermercato per me è più vicino, e pulendo quello che è il foglio di acetato di stamping può essere riutilizzato ancora. Se utilizzate ovviamente i pigmenti, se utilizzate quelli che sono gli acrilici, magari dovete pulire un pochino di più, magari con dell'alcol. All'interno della confezione ci sono 10 pezzi, quindi avrete sicuramente di che divertirvi. E questo appunto per farvi vedere come posso ancora riutilizzarlo. Per rendere un pochino più, diciamo così, elaborata, un po' più accattivante quello che è il retro di questa perlina, io prendo un dotter con la punta fine, però potrete utilizzare qualsiasi tipo di strumento che lasci comunque un segno definito sulla pasta polimerica, e vado a disegnare sulla mia pasta. Avendo io fatto un'aggiunta di pasta che vedete qui per chiudere il fondo dei miei chiodini che sono andata ad inserire per poter agganciare appunto questa componente, avevo comunque bisogno di testurizzare quello che è il fondo di questo mio cabochon, per appunto nascondere questo tipo appunto di aggiunta, e quindi questo mi permette di avere un lato posteriore sicuramente più interessante nel momento in cui, per dire, anche la mia perlina, la mia collana, il mio cabochon si dovesse girare, e io in questa maniera ottengo una superficie ovviamente più elaborata per andare a mettere il mio pigmento. Ok, io questo lavoro lo farò anche sulla parte anteriore del mio contorno, invece di fare quell'effetto attraverso la lama. Questa volta ho deciso di utilizzare questo tipo di texturizzazione, e quindi vado a completare il mio lavoro e poi andiamo a mettere quello che è il pigmento. Allora, prendo il pigmento che ho deciso di utilizzare appunto per decorare il mio cabochon. Questo è un pigmento metallico, con finitura metallica, diciamo così. Vado a prendere un pochino di pigmento. Questo lavoro si può fare anche con il dito. Io ho il pennello leggermente sporco anche di quello dorato, che mi va anche bene perché comunque i colori della mia collana sono sul verde e il dorato, e quindi sono colori sicuramente che non mi disturbano. Anzi, io probabilmente andrò anche a miscelare quello che è il colore. Ecco, sulla parte davanti invece, ovviamente vedete che comunque la pasta è ancora fresca, dove vedo che la mia texture si è un po' appiattita, vado comunque ancora a lavorarla. Ho
ottenendo quindi un, quando ottengo, diciamo così, un risultato soddisfacente, mi fermo. Sulla parte davanti vado, volevo andare con il dito, quindi sporco il dito con del pigmento e vado a passare quella che è la superficie in modo tale che rimanga, vedete, sporca nella parte alta, ma nella parte invece interna rimanga comunque il colore. Poi farò la rifinitura del cabochon con della resina UV. Anche in questo caso, se vediamo che la texture non è, diciamo così, abbastanza elaborata per i nostri gusti, andiamo, adesso è difficile, andiamo comunque di nuovo a lavorarla e poi comunque ripassiamo di nuovo il nostro pigmento fino ad ottenere il risultato che più ci soddisfa. Una volta ovviamente che andiamo a realizzare comunque il risultato, cioè arriviamo al risultato che vogliamo, andiamo semplicemente in cottura e il nostro cabochon sarà pronto. Vedete? E adesso ovviamente sopra e sotto dovrò andare a ritesturizzarlo perché comunque toccandolo ho appiattito quelle che sono la texturizzazione, che però comunque mi dà la possibilità di studiarlo, comunque di creare delle sfumature magari un po' differenti, anche proprio un po' più naturali. Quindi tutto va al sentimento, come si dice. Quindi io procedo e finisco. John va a cuocere, vado a prendere queste componenti. Ce ne sono 100 pezzi e sono in legno non tinto e vado a realizzare un'altra componente per la mia collana che è qua sopra. Allora, questo ho intenzione di utilizzare della resina UV e questo pigmento. Quindi vado a prendere la resina UV e vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare. Vado a prendere la mia resina UV e ne ho messo una goccia su un foglio di carta da forno. Prendo il mio pigmento metallico e vado a elevarne una piccola quantità. Posso utilizzare una cosa di questo genere che mi funge un po' da cucchiaino. Devo cercare di caricarlo un po' perché voglio ottenere un colore piuttosto pieno. Adesso vediamo se questo tipo di quantità mi è sufficiente. A questo punto prendo qualsiasi tipo di... Io uso questo set di plastica. Vado a mescolare la mia resina UV. Con questa tecnica ho già realizzato quello che è l'altro componente. Il colore mi sembra abbastanza pieno. Ovviamente questo tipo di lavorazione può essere realizzato con qualsiasi tipo di pigmento e anche con gli acrilici oppure i colori alcol. Dopodiché, con molta pazienza, vado a ricoprire tutta la superficie del mio cabochon, cioè sì, del mio cabochon, sì, potrebbe essere anche un cabochon, comunque del mio elemento in legno. Io adesso vedo, quasi quasi sicuramente, una volta che è catalizzata la prima parte,
vado a realizzare anche la parte posteriore, perché essendo un elemento un po' pendente nella mia collana, ho paura che appunto girandosi non mi dia una, diciamo così, un bel effetto. Però devo dire che il colore è molto molto bello. Vedete? Ovviamente voi potete decidere di coprirlo tutto, coprirlo a metà, perché potrebbe essere interessante anche coprirlo solo a metà e quindi definire solo e lasciare appunto metà del mio elemento in legno in maniera naturale, come se fosse stato intinto nel colore. Potrebbe essere una cosa interessante. Io però decido di ricoprirlo completamente. Ci rivediamo dopo a elemento completo. Intanto che ci sono, vi faccio vedere che cosa ho realizzato con questo stampo. Lo tiro fuori perché è un po' piccolo e trasparente, quindi fate fatica sicuramente a vederlo. Questo è il codice, vi faccio vedere. Ed è uno stampino di stelline. Sono stelline veramente minuscole e vi faccio vedere quelli che sono gli elementi che attraverso la resina UV sono andata ad estrarre. Questa è la stellina più grande. Ci sono tre tipi di stelline a scemare, diciamo così, a scalare, e due stelline piccolissime, di cui adesso ve ne faccio vedere una. Adesso non ricordo se quella che ho colato è questa qui o questa, non me lo ricordo più. Comunque sono lucide, definite veramente bene, ci ho messo niente a farle. Questa è quella media e questa è l'ultima piccolissima, che se cade in terra io non la troverò più, se non dentro nell'aspirapolvere. Vedete, sono veramente piccole ma estremamente definite. Non manca una punta. Sono veramente fatte bene. Considerate che io le ho fatte veramente velocissimamente, cioè non sono stata lì a definire troppo con lo stuzzicadenti, passarlo. Però ragazzi, se guardate, tutto è venuto al suo posto. Quindi anche questi elementi che andranno comunque sulla mia collana per questo stampo sono super approvati. Ovviamente si può utilizzare anche con il fimo, ad esempio per la realizzazione dei biscotti con le stelline. Io vi faccio rivedere il codice. Questo è lo stampo e veramente costa pochissimo e ne vale veramente la pena. Utilizzate ovviamente quello che è il mio codice sconto se volete fare degli acquisti, che è sempre vantaggioso. Farvi vedere le stelline che vi ho fatto vedere prima. Le sto attaccando con la resina UV. Con la resina UV ho messo uno strato di resina UV sotto. E adesso andrò a catalizzare in lampada. E poi vi faccio vedere anche questi elementi che sono andata già a lucidare con la resina UV. Adesso aspettate che accendo la luce, perché forse si vede, forse, però non ne sono sicura. Infatti uno è questo, l'altro è questo, vedete come sono lucide, e l'ultimo è questo. Adesso vado a mettere tutti gli elementi insieme e poi vi mostro la collana finita. E quindi eccola qui, la collana finita. Questi sono tutti gli elementi. Ho utilizzato la catena, ho utilizzato lo stampo, gli elementi in legno che ho resinato. Questo è un elemento in
alluminio che ho ricoperto con il fimo. Alluminio si intende proprio il fondo di una lattina. Fimo decorato, legno, componenti in acrilico, fimo.